Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici di Top Land. E dunque, è tutto vero. CR7 è il nuovo giocatore della Juventus. Faccio video con la maglia nuova, che non è di CR7 perché l'ha presi prima che arrivasse. L'ho presa di Bonansea, adesso non si vede. L'ho presa di Barbara Bonansea. Volevo una maglia per omaggiare anche le nostre ragazze. Dunque, riepiloghiamo un po' questo folle, folle trasferimento, folle a livello positivo, veramente una cosa che ha riempito tutti noi bianconeri di entusiasmo. Non vedevo tanto entusiasmo veramente dal primo scudetto di Conte, cioè, ed è giusto, ed è logico. Qui stiamo parlando del più forte giocatore del mondo, che se ne dica, che adesso ovviamente è diventato scarso, ma questo è un altro discorso. Giustamente adesso il migliore del mondo sarà Messi per mezza Italia, no? E giustamente adesso stanno già cominciando a dire Mbappé, forse quel livello lì, no, no, no. Ronaldo è ancora una spanna superiore a tutti. Poi possono dire quello che vogliono, ma Ronaldo ha fatto vincere lui 4 Champions in 5 anni al Real Madrid. Un professionista esemplare. A chi dice che è vecchio, ripeto, dico appunto questo, cioè che il suo professionismo, la sua professionalità, la sua, come posso dire, forza di volontà, la sua voglia di allenarsi, voglia di rimanere sempre ai vertici, lo tiene comunque a livelli di numeri uno al mondo. E probabilmente lo sarà anche tra 2 o 3 anni. Non è che Ronaldo in 4 anni, cioè, pensano che cali. No, Ronaldo è capace di arrivare al quarto anno in forma quanto era in forma l'anno scorso, perché lavora troppo bene. Un po' come faceva Pavel Nedved, che si è ritirato a 40 anni, ma se dovesse giocare ancora adesso farebbe la sua figura, adesso che ne ha 45-46. E quindi Ronaldo arriva alla Juve, sorprende molti questo trasferimento, perché non era un trasferimento nei canoni della Juventus, ma se ci ragioniamo la cifra è quasi regalata, visto il mercato odierno che c'è in questo periodo nel mondo. Tra l'altro, una cosa da non sottovalutare, che verrà pagato in 2 anni, ragazzi, in 2 anni vuol dire passare il girone e pagarsi la rata praticamente, passando solo il girone di Champions. E quindi affare assolutamente incredibile per il merchandising, per tutto, poi soprattutto a livello di fatturato, la crescita che ha con Ronaldo. Diciamoci la verità, non c'è mai stato in Italia un colpo del genere, non solo a livello tecnico, perché sicuramente l'Inter prese Ronaldo, la Juve prese Platini, il Milan prese Van Basten, la Juve prese Zidane, tutto quello che volete, ma a livelli di Ronaldo, a livello di marketing, questo credo che sia il colpo non del secolo, perché addirittura è riduttivo, ma addirittura anche pre-secolo, nel senso che non solo il secolo, ma anche il secolo prima non aveva avuto colpi di mercato come questo. Veramente un colpo non da 90, da 200 della Juve. I complimenti a Marotta, Paratici, ad Agnelli, bisogna farli da primo all'ultimo secondo, perché veramente qua c'è solo da alzarsi in piedi davanti a questa società. E volete sapere dove ero io ieri quando mi è arrivata la notizia dell'ufficialità? Ero a Rimini a vedere i campionati italiani di ballo, insomma, sapete che è il mio lavoro. Ero a Rimini e proprio lì mi ricordai come eravamo messi nel 2006, quando giocammo proprio a Rimini. Da Rimini siamo arrivati a CR7, grazie soprattutto a Ronaldo, scusate, Ronaldo, Agnelli e a tutta la società Juventus. Posso solo dire una cosa, che non è la fine l'arrivo di Ronaldo, ma è solo l'inizio. È solo l'inizio. Stiamo raggiungendo Real Barcellona a livello di marketing e di fatturati. Attenzione, perché questa Juve potrebbe diventare una top assoluta nel corso degli anni. Insomma, avete voluto cercare di ammazzarci nel 2006, ci avete reso immortali. Ciao a tutti, fino alla fine, forza Juventus!